che mitica! Che cosa fai? Sam, che ci fai tu qui? Ti ho seguita. Speravo che facessi altri biscotti. Posso prepararli. Ma devi promettermi che non direi a nessuno che sono venuta qui. Perché se lo farai, ti sveglierai una mattina e... non sarei più nel tuo letto. Puoi promettere di non dire a nessuno quello che hai visto qui. Così non ti accadrà niente. E avrai i tuoi biscotti. Tanti biscotti. Ho di sapere che farai. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video ricetta. Oggi andiamo a preparare insieme i biscotti di Carol di The Walking Dead. Secondo me sono favolosi, infatti ho voluto ricreare la ricetta. Ringrazio tantissimo i miei amministratori del gruppo di The Walking Dead Italia. Se non avete ancora visto, andate a vedere su Facebook questo fantastico gruppo. Anche io sono un'amministratrice, quindi io nell'info box vi lascio il link del gruppo. Andiamo insieme a vedere gli ingredienti che ci occorrono per preparare i biscotti alla Carol. Allora, abbiamo bisogno di 50 g di purea di mela. Praticamente è un purè di mela. Poi abbiamo bisogno di 80 g di cioccolato fondente, però io uso quello al latte perché a mio marito non piace il fondente. Un quarto di cucchiaino di bicarbonato. Una bustina di vanillina, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, 60 g di burro sciolto, 160 g di farina, 50 g di zucchero semolato bianco e 50 g di zucchero di canna. Io non avendo lo zucchero di canna uso quindi 100 g di zucchero semolato. E basta, andiamo subitissimo a preparare i nostri biscotti. Adesso io farò il video molto veloce così non vi annoio e ci vediamo dopo. I biscotti dopo 10-15 minuti sono pronti, in base al vostro forno ovviamente state lì a controllare. I biscotti sono pronti, mi raccomando li dovete fare raffreddare del tutto perché i biscotti sono molli ed è normalissimo, cioè, vedete,
è proprio normale. Li dobbiamo fare raffreddare del tutto e dopo vediamo se sono buoni. E qui finalmente con i dolci finiti, i nostri biscotti sono pronti, andiamoli ad assaggiare subitissimo. Sono diventati freddi, ma non sono però diventati duri, anche se sono molto sottili. Proviamoli. Sono buonissimi. Buoni. Bravissima la nostra Carol. Ora capisco perché quel mocciosetto ci andava così pazzo. Sono super 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 buoni. Mi raccomando, passate nel gruppo di Facebook The Walking Dead Italia. Pollicino in su questo video e a presto, ciao!